un testimone che da diversi anni ha attraversato quel palazzo, ha attraversato queste vie, le strade, le piazze di Pieve Santo Stefano, ce l'ho qui accanto a me. Non ha una cosa però che di solito ha sempre con sé, uno strumento piccolo che serve semplicemente a fissare dei ricordi, un po' come fanno questi diari, né più e né meno di questo, solo che lui invece di usare le parole usa qualcos'altro, usa le immagini fisse, ferme. La maggior parte dei casi sono immagini in bianco e nero, qualche volta si accendono anche i colori, però è un testimone non soltanto della vita di quelle 6.000 vite, ma anche della vita italiana da tanti e tanti anni. E lo dico subito, Mario Dondero, buonasera. Chi parla adesso non si sa bene. No, Mario Dondero, l'archivio di Pieve Santo Stefano ha deciso quest'anno di consegnare un premio, è per questo che Mario sta qui, il premio del diario 2010, è qualche anno che c'è questa bella idea, mi sembra, di consegnare a un testimone della memoria un piccolo premio che è poi simbolico e non certamente materiale, che serve semplicemente per riconoscere a qualcuno di aver fatto un certo mestiere nella vita, la vita di aver di ricordare, di aiutare noi stessi a ricordare. Allora, io qui davanti a me, vorrei partire da qui perché non so bene da dove partire, da una di quelle cose che Mario ci ha lasciato. Ne ho scelta una tra tantissime delle sue fotografie, però mi pare una delle più, quelle che mi toccano di più. Magari la descrive lui e comincio io, poi continua lui. C'è un gruppo di statue alla base di quella che immagino sia una colonna. Non so dove sia stata scattata questa fotografia, adesso ce lo dirà lui. Nel grembo di una di queste statue, di statue antiche, c'è una bambina che dorme, che si riposa, una bambina nera con i capelli corti, che forse è stata presa dal sonno, forse è stata presa dalla stanchezza e si è lasciata andare tra le braccia di questa statua. Questa piccola immagine, adesso Mario ci dirà meglio naturalmente da dove viene, che storia ha, però mi sembra uno di quei casi tipici un po' anche della sua estetica in un certo modo. Lui dice spesso di non essere tanto interessato alla tecnologia, di non essere tanto interessato agli strumenti, infatti lui gira ancora con una macchina analogica, non con le macchine digitali che abbiamo in qualche modo tutti noi, a lui interessa quello che c'è dentro la fotografia. Allora Mario, scusa, non te l'ho neanche detto, però a me questa fotografia piace da morire. Allora, me la racconti un po' la storia di questa foto? Intanto buonasera e infinite grazie. Questa foto che ho veramente sono toccato, commosso, al di là della commozione, ecco, di trovarmi qui, anche se imbarazzato, perché insomma è sempre essere sul palco così, in una posizione dominante, diciamo. Non generalmente sono a latere e faccio le fotografie come Mario Boccia, questo fotografo che vedo qua, che è un super reporter, addirittura un mediatore di pace nella guerra in Jugoslavia, per esempio. No, perché, perché effettivamente questo conta moltissimo. Questo mestiere fatto con grande umanità e non come c'è dei predatori, diciamo, con della gente che è lì per rubare, diciamo, la vita degli altri, no? È un mestiere ricco di soddisfazioni, perché ti affratella con la terra, insomma, in realtà. Ecco, la foto che mi stai mostrando, che mi sta mostrando Guido, che è bravissimo peraltro, gli faccio i miei complimenti, è un menino da rua, cioè un bambino della strada in Brasile, a Bahia, ed è nelle braccia di una statua e si riposa effettivamente di un'antica stanchezza, perché questi bambini sono denutriti, insomma, voi... L'umanità commette dei crimini immensi verso l'infanzia, una cosa veramente terribile, no? Però mi viene da pensare che quando feci questa foto, ho pensato un po' a Charlie Chaplin, alla febbre dell'oro, dove c'è lui addormentato dentro una statua, sotto un lenzuolo, poi tolgono il lenzuolo e rimane lui. E la scena era identica, in quel momento... Non pensavo tanto al dramma del bambino quanto a questa situazione, ecco.
Senti, io so che avendo ascoltato due storie d'Africa tale tante oggi, no? Che hai seguito su questo palco, e sapendo come l'Africa ti sia vicina e tu sia stato molto vicino all'Africa per averla visitata, per averla raccontata in tanti modi, ecco, l'Africa nelle tue foto, nelle tue immagini, che cos'è? L'Africa è una vittima incredibile, è vittima della speculazione feroce delle multinazionali, è un posto dove non c'è nessun rispetto degli esseri umani, c'è un'antica saggezza delle popolazioni, semmai. A me è capitato di essere ammalato in Africa e di essere curato da sconosciuti per giorni e giorni senza chiedermi niente. Cioè, voglio dire, l'Africa è un paese fantastico di umanità, è la nostra madre l'Africa, è un paese sublimamente interessante e tutti quelli che ci sono stati hanno avvertito questa cosa. Peccato che, per esempio, ci sono anche, cioè, ecco, per esempio, in quella che si chiama l'assistenza, cioè che c'è pieno di gente di buona volontà. Ecco, pensate, non so, mi viene in mente il turismo integrato, per esempio, che è il contrario del turismo rapace. Cioè, per esempio, in Francia c'è un gruppo di giovani che hanno creato un'agenzia di viaggi verso l'Africa che faceva l'esame agli aspiranti turisti per vedere se erano degni di andare in Africa, capito? Cioè, e poi il loro viaggio era misurato sulle possibilità di aiuto concreto a una situazione data. Cioè, loro dicevano: andiamo lì per fare l'ala nuova di una scuola, ci vogliono tanti soldi così, e mettevano insieme tanti turisti per quello. Allora, questo approccio verso l'Africa è diverso da certe multinazionali che fanno una diga, che è un gioiello tecnologico meraviglioso, ma che farà scomparire 100 villaggi che stanno sul nuovo corso del fiume, e questa gente poi va via nelle bidonville delle grandi città e poi tu ritrovi le ragazze a fare le prostitute lungo le nostre strade. Questo e altro raccontano le foto di Mario Dondero. Una volta tu hai detto una cosa che ancora mi fa un po' riflettere, è un'intervista che ho trovato da qualche parte, in cui tu dici di non essere... Sì, dimmi. No, guardando queste foto sto scoprendo che sono un grandissimo fotografo. Non l'ho detto io, se l'hai detto da solo, vabbè. No, vi assicuro che poi, tra l'altro, andatevele a vedere se non le avete mai conosciute, le foto di Mario Dondero, ma l'anno scorso erano qui, ce n'erano tante, e le avrete sicuramente viste. No, lui ha detto una volta che fare fotografie non è il mio interesse principale. Il mio interesse principale. Mi interessa invece più la fotografia come una colla per tenere vicine le persone. Questa è una bella definizione di fotografia, no? Perché è molto vicina a quel che facciamo noi anche oggi. Noi stiamo tentando di usare una colla per tenere vicine le persone. Loro, i loro racconti, voi, chi ci sta ascoltando. Allora, è come se Mario fosse davvero nel DNA dell'archivio, no? E credo non sia un caso, l'antica amicizia con Saverio Tutino, che è di tanti tanti anni fa, ne sia la dimostrazione. Ma allora, perché la fotografia deve essere un collante, una colla che tiene vicine le persone? Dunque, prima di rispondere a questa domanda vorrei dire che io questo archivio l'ho visto nascere ancora prima che esistesse nella testa di Saverio a Parigi, ne so poco. Cioè, no, proprio, me lo ricordo lucidamente, però, una cosa proprio remota. Ecco, no, tu mi chiedevi... La fotografia. Ecco, no, ma effettivamente fotografare, cioè, tanto fotografare è un'operazione che implica un grande tatto, voglio dire, e poi un immenso rispetto delle persone, perché se tu capisci che la violenza che c'è in una fotografia, no? Cioè, tu rubi la vita di un'altra persona, insomma, ci vuole un approccio di graduale verso la persona. Tu prima devi farti accettare da queste persone, eventualmente se le vuoi fotografare. Poi non sempre è utile fotografare qualche viola. A me è capitato, per esempio, di essere nel terremoto del Belice e di vedere diversi giornalisti che si sono trasformati in aspiranti pompieri per dare una mano a salutare. Voglio dire, non è che è obbligatorio fare le foto, si può anche infischiare di fare le foto e partecipare alla vita sociale in un'altra maniera. Sono veramente saggio e... Oltre che un grande fotografo, anche un uomo saggio. Troppe qualità, troppe.
non a caso adesso ve ne leggo qualcun'altra, tanto per abbondare in qualità, perché compito del presentatore, come potete immaginare, è anche quello di leggere la motivazione per la quale a Mario Dondero è stato riservato il premio Città del Diario 2010. Lo scatto fotografico, dice la motivazione ufficiale, fissa ricordi, a volte anche stati d'animo. Nelle immagini di Mario Dondero, protagoniste assolute dei suoi racconti fotografici sono le persone. E tutte, per Mario Dondero, corrispondono a un ricordo preciso che la sua memoria sconfinata fa rivivere. Così, le foto di Dondero si colgono pienamente all'interno del suo particolare, personalissimo racconto, come se fossero una cosa sola, l'immagine e il ricordo che evoca. Perché lo scatto fotografico è il pretesto per conoscere le persone e non il contrario. A me, dice Mario, le persone interessano perché esistono, non solo per il piacere di fotografarle. Generoso, affidabile, eppure selettivo, Dondero ha scritto attraverso i suoi scatti sterminati, alcuni ancora inediti, una sua avvincente autobiografia fatta di tanti incontri, tutti preziosi, tutti ricordati, tutti custoditi, ma anche condivisi con chi ha la curiosità di ascoltarli. Personaggi noti, colti in situazioni domestiche e private, in questo atto di fiducia che si instaura tra chi ritrae e chi è ritratto, sono mischiati e confusi con volti sconosciuti, anonimi protagonisti della storia di Mario Dondero, che è la storia di tutti noi. Allora, il premio principale, caro Mario, consiste in questo libro che è stato dato a tutti quelli che ti hanno preceduto su questo palco e che hanno ottenuto il premio. Prova un po' ad aprirlo, questo libro. Libro bianco. È un libro con le pagine bianche. Perché con le pagine bianche? Beh, perché quello è il tuo diario prossimo e futuro, no? È il tuo diario che sarà fatto di parole, sarà fatto di immagini. Ci puoi scrivere quello che vuoi, data la tua sterminata saggezza, sterminata bravura, no? Saranno delle pagine indimenticabili. Io comunque vorrei esprimere un grande grazie a te, a tutti voi, che siete fantastici, siete una bellissima immagine di una nuova Italia che deve rinascere. Grazie, grazie a Mario Dondero davvero. C'è una piccola cosa, prima che Mario se ne vada, no, forse se ne può anche andare, non lo so, vediamo. Comunque, era già con il suo premio. No, c'è anche un piccolissimo premio in denaro in realtà, questo, che però rigorosamente non intasca mai il destinatario del premio, perché viene destinato ad opere assai più utili che non, no, le nostre piccole povere tasche che rimangono povere comunque. C'è l'abitudine quindi di destinare questo premio a un qualcuno. Tu cosa hai pensato? Al primo bambino rom che nasce e che si scrive all'anagrafe qua. Grazie.